Beatissime Pater. Beatissimo Padre. Ordinarius Sipontinus Vestanus. L'arcivescovo di Manfredonia Vieste domanda umilmente alla Santità Vostra di voler iscrivere nel numero dei Beati il servo di Dio Pio da Pietrelcina. Numero Beatorum ad scribere benignissime dinieris. Nos vota fratis nostri, vincenti da Dario, archiepiscopi Sipontini Vestani, nec non noi accogliendo il desiderio del nostro fratello Vincenzo da Dario, arcivescovo di Manfredonia di Este e di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica, concediamo che il venerabile servo di Dio, Pio da Pietrelcina, d'ora in poi sia chiamato Beato. Beati nomine in posterum appelletur, e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto ogni anno nel giorno della sua nascita al cielo, il 23 settembre. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cantiamo al Signore un canto nuovo. L'invito dell'antifona d'ingresso ben esprime la gioia di tanti fedeli che da tempo attendono l'elevazione agli onori degli altari di Padre Pio da Pietrelcina. Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto dei fratelli. Innumerevoli persone si sono recate ad incontrarlo nel convento di San Giovanni Rotondo ed il pellegrinaggio anche dopo la sua morte non è cessato. Quando ero studente qui a Roma, ebbi io stesso occasione di conoscerlo personalmente e ringrazio il Dio Ringrazio il Dio che mi dà oggi la possibilità di iscriverlo nell'albo dei Beati.